Ciao a tutti, io sono Lord e bentornati nel Commonwealth. Esattamente dove abbiamo lasciato l'altra volta, lascio il menu in pausa perché c'è la scenetta di Piper e non voglio interromperla o perderne pezzi come temo già sia successo. Però, visto che nel video precedente mi è stata fatta una domanda, colgo l'occasione anche per rispondere. L'interfaccia, il colore dell'interfaccia non è una mod che lo cambia, bensì è un'impostazione vanilla. Basta andare in impostazioni, video, se non sbaglio. Esatto, e troviamo le tre voci RGB per l'interfaccia e allo stesso modo le tre per il P-Boy. Da qui è possibile andare a pacioccare i vari colori fino a ottenere quello di proprio gradimento. Io adesso abbasso un pelino il verde per farla leggermente più blu. Tutto lì. E niente, semplicissimo. Con questo menu però non si può cambiare il colore dell'interfaccia dentro la Power Armor. Quella è gestita diversamente. Però so che esistono delle mod, non mi sono mai interessato perché a me sinceramente gialla piace, ci sta. Visto che è cioè, è una cosa a parte, non è né l'interfaccia di gioco né del Pip-Boy, ci sta che sia diversa. Però so che ci sono delle mod che vanno a modificarlo. Addirittura ho visto recentemente sul Nexus che è stata rilasciata una mod molto molto corposa che cambia proprio tutta l'interfaccia e dà un po' più la sensazione di essere dentro un qualcosa. Molto carina, però troppo pesante per me sinceramente. E soprattutto ai fini di una registrazione per un video che deve essere messo su YouTube, perché vado praticamente a croppare l'interfaccia quando sono in Power Armor di tre quarti e mi sembra stupido. Però effettivamente sono carine. Detto questo, spero di non essere nuda perché ho provato delle mod. No, sono vestita, però ho le tette nuove perché ho cambiato corpo. La mia Power Armor. Non guardare i bramini. Oh, ciccio. Abbassa pure le ali, eh. Entra. E opla. E vediamo di entrare finalmente a Diamond City. Questo personaggio è occupato. Non mi caga. Mi guarda. Vuoi entrare a Diamond City, vero? Arrivo proprio ora, ma sì. Arrivo proprio ora, ma sì. Reggimi il gioco. Mod che modifica la faccia detto? di Piper, figa, eh? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah, hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? Eh O sì, vuoi tette nuove spiegare anche per lei. personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione Che personale, brutta la Piper. texture dietro. Dammi un minuto. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Non prendo ordini da Ehi, te. non prendo ordini da te. Ah, calma. Entra pure quando vuoi. Grazie. Signori, Chi ti ha fatto benvenuti a entrare? Ma Diamond come City. Don Sullivan di tenere chiuso quel cancello? Chi se ne frega Subito di la Sal. diffamatrice agitatrice di folle. Il Ma. livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le vostre macchine tipografiche per È recuperarne i una pezzi. dichiarazione, signor McDonagh. Se Ma il i miei notoriato negozi? censura la stampa, perché non chiediamo al nuovo arrivo? Eh? Sostieni i giornali? Io che Perché il c'entro? sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola? Ecco. Sono affari miei. Non volevo trascinarti in questa discussione, no, no, no. Sembri adatta a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth. Grazie. Sicuro, felice, un luogo in Sono cui qui per far soldi. arrivare, spendere i propri soldi e Perfetto. stabilirsi. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi. È figa, però. Ma che bel visino. Risposta perfetta. Come ti pare? Non ci resterò a lungo. Ah, un'altra persona che non vede oltre il proprio naso. Ti troverai benissimo con tutte Ehi, queste guardie incapaci. stronzetta. Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare? Sto cercando una cosa. Più o meno. Cosa stai cercando? Con chi posso parlare per trovare una persona scomparsa? Continuiamo Beh, sta ovunque tu farsa. vada, non andare a chiedere aiuto alla sicurezza di Diamond City. Non ascoltarla.
Sebbene mi addolori che la nostra squadra di sicurezza non riesca a seguire tutti i casi aperti, sono sicuro che potrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio. Uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per aiutarti. Ti levi? Voglio vedere Piper. Vediamo un po' se lo centriamo. Il sindaco di una grande città deve conoscere tutti. Chi può aiutarmi? Mi dispiace di non avere tempo per altre domande. Sono un uomo impegnato. Non sono abbastanza intelligente. La tua permanenza nella nostra bella città. È ridicolo! Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la sicurezza fa sempre finta di niente quando si parla di persone scomparse? Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella siete avvisati. Sì, continua a parlare, McDonagh. Non sai fare altro. Un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco. Che onore, eh? Ascolta, devo andare a sistemarmi, ma... passa dal mio ufficio più tardi. Ho un'idea per un articolo perfetto su di te. Ok, ma io voglio andare a vendere roba. Che bei poster che hanno anche Diamond City. Com'è che si diceva? Rossa di capelli? Non mi ricordo più. Oh, porca troia, non pensavo che l'overgrowth... Ah. Che bordello. Però, ok. Frega cazzi, io voglio i negozi. Negozi. Negozi e livellare. Non necessariamente in quest'ordine. Allora. Tu. Ciao Percy. Avranno anche chiuso, ma il Diamond City Surplus è aperto 24 ore su 24. Grazie, commercio. Vediamo cos'hai. Oh cielo. Oh cielo, oddio, oh mio Dio. Allora, vediamo un po' cosa ci siamo portati dietro da vendere. Pistole, lui ha 200 tappi. In teoria avrei una mod che doveva aumentare i valori, però. Ok, vediamo un po'. Ho un pipe shotgun? Davvero? Tu guarda. No. Sì, sì. E siamo a 135 tappi. Ok, questo no. Questo lo teniamo. Formaletto. I leotard ne teniamo uno. Li ho fixati. Adesso funzionano e sono piuttosto carini. No. È tutto qui quello che ho portato da vendere? Davvero? Sono stato così pirla? R. Cominciamo a prenderci sti tappi. Vediamo un po' vedere cosa... salve. No. No. Sì, 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 assolutamente sì. Oh, finalmente. What? Faded visual? No, non mi interessa. No. No, no, sta roba no. Vabbè, un bobby pin lo prendiamo. R. Grazie. Vediamo gli altri cosa hanno. Qui non c'è nessuno. Arc. Sì. 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 Oh. Questo ce lo prendiamo. Perfetto. Bella, bella, bella. Che palle, ma quindi è notte, quindi stanno dormendo tutti? Davvero? Devo tornare in ufficio. Se vedi qualche politico infuriato che viene da noi, fa un fischio. C'è qualche problema. Usciamo un po' dalla Power Armor. In effetti è notte, avrebbe senso che i negozi sono tutti chiusi. Il fatto è che non si vede una cippa di niente. Dunque, vediamo un po' subito. Vestiario. Ah, ah, ah. Sì. Sì, 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 sta luce è una figata. Ed è pure azzurra, perché l'ho settata io azzurra. Però, in pratica, aggiunge una torcia stile Alien, i vecchi Alien, che a me è più sensata, visto che non abbiamo il...
Visto che non abbiamo la power, il Pip Boy al braccio, è sensato che abbiamo la luce in un'altra fonte, invece che una luce che arriva da boh, non si sa bene dove. Cos'è altro che ho comprato? Era questo che costa un casino, sì, eh. Armi, ho comprato delle armi. No, non ho comprato delle armi. In realtà potrei comprare un po' di proiettili. Ah, ho comprato un bobby pin, giusto. Ah, è vero, lui è sempre aperto perché giustamente è un robot. Ma se io facessi una cosa del tipo... A parte questo lo lasciamo aperto. Pluffete. Come sta bello dritto. Usa. E sono le 6 di mattina, dovrebbe bastare. Spero aprano. Almeno è giorno. Pick up, grazie. Avranno aperto i negozi? Lui sì, gli altri no. Possiamo fare qualcosa alle nostre armi? Possiamo fare un cazzo di niente. Posso togliere... No, c'è già, già senza rompifiamma, ma le modifiche le facciamo poi a casa. La macete? Posso mettergli solo la... Se avessi dello scotch potrei mettergli dell'adesivo, ma no, non è questo il giorno. Ah. Ma fai un cazzo! Ho sentito dire che c'è un bar per soli predoni nel vecchio Theater District, la Combat Zone. Se fossi in te starei alla larga. Oh! C'è roba interessante lì. Stando alle mod che ho installato. Ma quanto sono belli sti poster. In God we trust and other pay all others pay caps. Mi sembra giusto. Il Falun si è chiuso. Ok, dormo ancora un'ora. Dovrebbero correggerla sta cosa della granata, mette abbastanza paura. Pick up, hanno aperto? Sì! Armi! Sei la nuova arrivata, vero? Sì. Sì, sono la nuova Sì, arrivata. sono la nuova arrivata. Beh, è un piacere averti tra Gran noi. belle Mi tette, chiamo adesso. Arturo Rodriguez. Se hai Olè! bisogno di Sarà un articoli per parente la di Iki? protezione personale, parliamone. Commercia. Certo, diamo un'occhiata. Non Devo farmi una doccia. dimenticarti le munizioni. Oh, buongiorno. Sono tutte leggendarie. Sì, ho il barzotto. Allora, pistola, 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 pistola. Senti, io lo shotgun, questo qua lo vendo, tanto non me ne faccio niente. E questa la teniamo. Però possiamo vendere un po' di questa. Ne vendiamo 5. Accetta, quelle ce le teniamo. Allora, dicevamo, Fusion, Unique, fa il 40% di danno se il tar in più se il target è full vita. Beh, carino. Melee, Big Boy, lancia un proiettile addizionale per un 40%. Minchia. Hunting Rifle, no, per tu grosse cose di fiche, 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 non ce l'hai. Power... Oh, salve! Però un frame, quanto... Minchia, 3000. Ciao! Però ha degli shipment che potrebbero anche essere interessanti. Seeker? Che cazzo è Seeker? Una modifica? Quanto costa? 5000? Vaffanculo! Proiettili. Un po' di 10 mm li prenderei, tanto sono solo 8. E poi prenderei del calibro 38. Prendiamoli tutti. Ma io voglio tutti. Cosa ho comprato? Calibro 38, calibro 38. Non ho capito perché si sono divisi. No, non ho capito. Ok. Confermare scambio? Sì. Grazie, arrivederci. Vediamo tu cos'hai. Mi dava fastidio. Scusa, tu non ti conosco. Arigato. Resta a distanza.
Eccoti un'imitazione della statua di Diana. Bene, bene. Ora rispondi a una semplice domanda. Sei un essere umano? Perché io non servo i sintetici. No, sono Jangles, la scimmia lunare. È ciò che farebbe un sintetico. Ma votiti. Quello sono, tecnicamente. Vabbè. Mirna, ti ho detto che qui non serviamo quelli come te, sintetico. Vorresti dirmi che sei un essere umano? Sì! Essere umano fin dalla nascita. Beh, sembri davvero un ciucciamelo. Essere umano. Ciucciamelo! Non è vero. Tengo d'occhio. Ho una vista. Beh, ho una buona vista, capito? Buona esperienza. Possiamo fare affari. Ma con gli occhi a mandorla come fa avere una buona... Vabbè, vediamo, lasciamo perdere. Ho tutto quello che ti serve. Basta razzismo. Oh, io è qua che voglio arrivare a me. Westlander Armor. Carina. Questa però è leggera e quindi fa meno danno della mia. No, in realtà fa lo stesso... No, fa 21. Questa fa 17. No, la mia va meglio. Clean Black Suit, Westlander, più 1 agilità e percezione. Non so che armatura sia, però vado, no, spenderei troppo. Quindi no. No. Bobby Pin, sì, vabbè, riprendiamo, perché tanto sì. La madonna. Sti cazzi. Ok, sappiamo dove venire a prendere la roba se ci manca, quando avremo soldi. 10 mm prendiamo di tutti, 38 mm prendiamo di tutti, basta. No, che annullare. R. Confermare? Sì. Alla fine è più quello che abbiamo speso di quello che abbiamo guadagnato. Però... Momento. Vieni qua. Tu hai della mia roba. Sì che hai della mia roba. Ti hai confuso ancora. Guarda quanta roba! Vediamo un po', anche se mi stai sul cazzo. Ricorda, non servo sintetici. Beh. Sono solo per gli umani. Sì. Ho qualche minuto libero. Questo è quello. Cioè le tette che... Questo è quello. What? Allora, una pistola, due pistole, via. Altro niente. Abbiamo una gamba destra, questo via, l'altro lo teniamo, questo teniamo, bad jet, frequenza di recupero, puntuazione aumentata, ma tu guarda c'è anche il bad jack, bad jet, ok ce l'ho fatta. Via, questa la teniamo, guardate quanta roba dà. Pacchetti di sigarette ne abbiamo veramente troppi. Via, Pinky, via. Rottentato, via. E gli stiamo fottendo un po' di soldi, ma la cosa va benissimo. Dirty Water, via. Gum Drop, via. Questo lo teniamo. Questo lo teniamo, teniamo. Bottiglia di birra vuote le teniamo, bottiglia di rum vuote teniamo le bottiglie, i materiali li teniamo tutti perché servono. Shotgun shell, vabbè, teniamoli. E boh, quindi R. Ok, perfetto. Si è andati 800, buono. È un po' il pazzoide qua. Ehi tu! Serve un'autentica SWATter in noce personalizzata. No. Vediamo cos'hai. Una SWATter non finisce mai i proiettili. Quello è vero. Però no, grazie. Rockyville Slugger. Fa 42 contro il mio macete che fa 28. In realtà fanno tutte di più. E questa qua è unique. Costo di punti azione ridotto del 40%. Non è male, eh. Però costa tantissimo. Queste costano meno. Questa... Questa è bella, però. Questa com'è? Questa è più bella.
Questa è pulita e questa anche. Quindi queste in teoria costano meno. In effetti costano meno. Ah, prendiamone una. L'uniforme da baseball non ci interessa. Però ti vendo... Cos'era? Ah, ovviamente la roba da baseball. Proiettili 4. No, ne abbiamo 94. Non sono tanti, ma neanche pochi. E ti vendo il macete. Mi ha servito bene, mi raccomando. Trattalo bene. No. Oh. Ok. È andata peggio di quanto pensassi. Ma almeno qualcosina l'abbiamo fatto. Ho qualcosa nell'inventario suo? Non penso. No, infatti. Guarda anche gli alberi là dietro che aggiunge. Che figata. È l'overgrowth. Tra l'altro ne ho messo una versione diversa. Perché ho installato quella che è sul Nexus e non quella che era sul sito Bethesda. Tra l'altro sono cambiate un po' le mod. Vi invito ad andare a vedere cosa è cambiato. Buongiorno. Vi invito ad andare a vedere cosa è effettivamente cambiato e cosa no. Come sapete, in descrizione a questo video e ogni altro video della serie trovate i link per trovate il link per arrivare al documento su documento Google che vi permetterà di scaricare tutte le mod esattamente come le ho io. E ho dimenticato qualcuno. No, li ho presi tutti. In modo tale che se volete potete ciapparvi tutto il pacchetto esattamente come lo sto giocando io. Cerco sempre, ogni volta che cambio mod, aggiorno, faccio cose, cerco di mantenere la cosa, il documento ben aggiornato, in modo tale che appunto possiate, qui non posso prendere niente, strano, in modo tale che anche voi possiate, se interessati, scaricarlo. Io non ho fatto niente. Non sono stato io. Era già morto quando... Era già così quando sono arrivato. Comunque, dicevo, ho... Sheng, non ti avevo detto di tenere il lago pulito. Non costringermi a farti chiudere il chiosco. Ogni goccia d'acqua che esce da quel filtro è pura al 100%. Perché un lavoratore onesto come me deve scontrarsi sempre con la burocrazia, eh? È un pericolo per la salute, Sheng. Sì, certo. Che riempie le tasche di qualcuno. Diciamo le cose come stanno. L'acqua la gestisco io. E lo faccio senza la vostra intromissione. Grazie. Secondo me è figlio di quella là. Salve. Salve. Acqua purificata. Non la troverai nel Commonwealth. Certo. Diamo un'occhiata. Tutti devono bere, giusto? Io ho anche bisogno di bere. Però ne ho. Minchia, 102 il filtro. Sei pazzo? Rotto costa tanto meno. Però mi sa che non posso ripararlo. Anche perché ancora non ho capito come fare. Prendete qui la vostra acqua fresca. Sheng. Acqua, la più pura in circolazione. Hai già detto. Posso fare qualcosa per aiutarti? Ci piace lavorare. Mi serve esperienza. Vuoi aiutarmi a ripulire le riserve idriche? Non puoi immaginare cosa la gente ci butti dentro. Sovraccaricano i filtri. Ci penso io. Solo non affogare. Non tirerei mai fuori la tua carcassa da lì. Vado un attimo a prendere la power armor, però. Perché non è che mi fidi un granché. A me serve l'esperienza, quindi va bene. Vediamo un po'. Dirty water, quindi è radioattiva l'acqua. Permesso, salve, sì, buongiorno, salve, sì. Sì, salve, buongiorno. La mia power armor, grazie. Anche perché non vorrei che qualcuno me la inculasse. In tutta sincerità, eh. Ah, vabbè. Sì,
Dove eravamo? Ah, aiutare quel bambino di merda, giusto. Tra l'altro abbiamo bisogno di bere e anche un po' di mangiare. Reagisce alla situazione. L'istituto dovrà pure avere dei nemici, no? Permesso. Quello mi sa di strano, sospetto quantomeno. Non so perché. In teoria. Facciamo una cosa. Salviamo. Oh cazzo, ma senza con la power armor non posso andare sott'acqua. Ah. Quindi devo prendermi le radiazioni? Ok, allora. Inventario va provviste. Ci fumiamo. Beviamo prima che abbiamo ancora sete. Sei ben idratato, perfetto. Prendiamo un... aggiunge fatica e abbassa le difese immunitarie. Bisogna... ok, ci dà resistenza alle radiazioni, però abbiamo bisogno di bere. Ci fumiamo una sigaretta, perché va sempre bene. E... no, i tato li teniamo. 41 l'ho presi, sti cazzi. Poi facciamo che dobbiamo mangiare, quindi mangiamo. Ok, siamo ben nutriti. E... room, ok. Vediamo. Dov'è la rumento da togliere? Per raccogliere. Oh, questo. Vedete qualcos'altro? Io no. Questo. Questo. 3. Questo. 4. Me ne manca uno. Ok, una ruota non posso prenderla. Non vedo più niente. Qua ci sono dei generatori, quindi è di là. D'altro canto è anche di qua che è più pesante. Cos'era? Interagisci? No, era l'acqua di superficie, sì. Dai, fammi andare sott'acqua. Abbiamo due copertoni? Ho capito. Dov'è l'ultimo? Troppo. Muoio. Guarda quante radiazioni mi sto beccando per te, brutto gagno di merda. Qua, 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 qua. Ok. 5. Aha. Ah, come nuota bene lui. L'altro. Qua. Non potevo riuscire a poter salire. Manco per il caso. Sì, sono salito. Ah, sono davvero sovraccarico. Nei Cheng. Trasporti troppo peso. Bel lavoro. Ecco la tua paga. Ora. Che ne dici di prendere qualche bottiglia per il viaggio? No, grazie. Shang, perché c'era un teschio nell'acqua? Forse ho chiesto aiuto ad altri prima di te. Forse l'ultima persona che ho mandato lì ha trovato una bomba inesplosa. Ehi, forse. Quando i filtri fanno il loro lavoro è tutta acqua passata, giusto? Comunque, ti serve dell'acqua? No. Non voglio comprare nulla. Allora va a farti un giro. Ops. Non volevo. Forse ho fatto una cagata. Ehi. Aspetta lì. Sì. Sì. Forse ho fatto una cagata. Trasporto ancora troppo peso. La mia power armor, che potrei averne bisogno e potrei non poter tornare a Diamond City per un po'.
Perché non posso saltare? Sono ancora sovraccarico. Dogmeat. Che cazzo fai lassù? Gli ho detto... Ehi, bello! Vieni, bello! Ah, gli ho detto io di restare. Ah, ah. Trasporti troppo peso. Ok. Qui. Bau il cazzo, bau. Che poi non si è sentito bau. Però... posiamo ancora roba. Uno sledgehammer. Davvero? Comunque adesso possiamo correre. Io penso... perché non posso correre? Ah, ok. Ok. Non so perché, boh, se ero rincoglionito. Vi è passata? Come fai a mangiare quella robaccia? C'è solo una cosa degna di essere comprata al Dugout Inn, ed è l'alcol. Cosa vuoi che ti dica? Qualcosa dovrò pur mangiare, no? Un vero abitante di Diamond City mangia al chiosco dei ramen. Ah, ma io non sono un abitante di Diamond City. E me ne vado! Grazie. La vostra copia del public. Vi svegliamo la verità sull'istituto. C'è ancora questo. Ok. Public Currencies, l'ufficio di Piper. Vediamo se riusciamo a reclutarla. Dovremmo raccontarle la storia della rava e della fava, però magari ne vale la pena. Fossi uno sporcaccione. Ok. Scherzavo. Dov'è tua sorella? Forse devo parlare prima con te. Ciao. Giornale omaggio per i nuovi arrivati. Grazie. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertiti. Sembra giusto. Un giornale gratuito. Chissà che qualità. Dico sul serio. L'istituto rapisce le persone. Se hai intenzione di fermarti qui, dovresti leggerlo. Ti credo. Grazie. Sei davvero un agnellino smarrito nella tana del lupo. Allora, che ci fai qui a Diamond City? Spero solo di trovare qualcosa qui. Già, tu e tutta la gente del Commonwealth. Dunque, cosa stai cercando, eh? Un bambino. È stato rapito. Un bambino? Mm-hmm. Come no? Questa è nuova. In genere prendono gli adulti. Caschi male. Qui a Diamond City nessuno prova a cercare la gente scomparsa. Se scompare qualcuno significa che è coinvolto l'istituto. E nessuno vuole attirare l'attenzione dell'istituto. Senti, mi piace di più tua sorella. Sei una ragazza sveglia. Qui in città c'è qualcuno che non ha paura dell'istituto. Beh, c'è il detective Mr. Nick Valentine. Non ha paura di nulla. Se c'è qualcuno che può aiutarti, quello è lui. Grazie. Mi sei stata di grande aiuto. Ricorda, l'istituto è tra noi. Fai attenzione. Ah, come no. Tua sorella... oh, eccola. Piper. Lieta che tu sia qui. Tutto bene, Blue? Il mio stadio preferito è diventato una baraccopoli. Che grande giornata. È interessante quello che dici, considerato che vieni da un Vault. Sì, forse non indosserai la tuta blu, ma il Pip-Boy e quell'aria da pesce fuori dall'acqua tendono a tradirti. Facciamo un patto. Voglio un'intervista. La storia della tua vita su carta. Diamond City ha bisogno di un punto di vista esterno al Commonwealth. Concedimela e... sai che ti dico? Verrò con te. Ti guarderò le spalle mentre ti abitui al mondo di superficie. Ecco il titolone. Donna del luogo dice no. Vuoi metterla così, eh? Sono simpatica, dai. D'accordo, rimandiamo pure. Ma voglio quell'intervista, intesi? No, voglio reclutarla. Pronto quell'intervista, Blue? Sì, va bene. D'accordo, Piper. Ci sto. Bene. Mettiamoci al lavoro. Allora, so che vieni da un Vault. Come descriveresti la tua vita più al meno suo interno? Eravamo io e un
Ok, immagino che dovremo dare un taglio satirico all'articolo. Allora, hai visto il Commonwealth, Diamond City. Come sono rispetto alla tua vecchia vita? Sinceramente, vedere qualcuno sopravvivere qua fuori, ricostruire il mondo, mi dà speranza. È sorprendentemente ispirato, Blu. Lo citerò sicuramente. Ora, la domanda principale. Hai fatto tutta questa strada per cercare qualcuno? Chi? Solo mia famiglia, ok? Sto cercando di ritrovarne una parte. Come si chiamano? Più o meno. Chi sono? Mio figlio Sean è stato rapito. Non ha neanche un anno. Il genitore che cerca. Potrei continuare con la storia di Sean, così mi sblocco un po' di cose che dimmi, sono limitate. Sospetti che l'istituto sia coinvolto? Sembra un'ipotesi plausibile. Neanche gli infanti sono al sicuro da loro. E la gente si chiede perché non posso voltare lo sguardo. Per la parte finale della nostra intervista vorrei fare qualcosa di diverso. Voglio che tu ti rivolga direttamente a Diamond City. La piaga dei rapimenti viene spesso ignorata nel Commonwealth. La gente preferisce fingere che non esista. Ma che bello che è Dogmeat in questa pose. Ecco. E mi sbadiglia in faccia. O troppo insensibile per sì. Giuro che se non stai zitta ti vado a scaricare la moto che ti trasforma il completino in un tanga con una giacchetta che copre malapena i capezzoli, Non importa quanto vogliate arrendervi. Sembra abbastanza eroico. Avete ancora speranze. Speranze di rivederli. Un finale molto intenso, Blu. Bello. Grazie. È prego. Tutto. Ci vorrà un po' per risistemare il pezzo, ma credo che la tua storia farà parlare parecchio Diamond City. Ad ogni modo, ho accettato di venire con te, no? Di guardarti le spalle. Oh, ce la portiamo a casa. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa storia. Ehi, Piper. Vuoi me? Sì, andiamo. Molto bene. In tutti i sensi. Yay! Kyle, sono tuo fratello, abbassa quella! È grande, caotica. Non muoverti, sintetico! Che cosa ne hai fatto del vero Riley? Dov'è mio fratello? Te lo giuro, non sono un sintetico! Non sparare, per Dio, siamo fratelli! Chi è dei due? Abbassa quell'arma, subito! È un sintetico! Ci ammazzerà tutti! Tre civette su... Kyle, no! Ma no! Ok, lo spettacolo è finito. Non ci sono sintetici a Diamond City, intesi? Soltanto voi e la vostra paranoia del cazzo. Che bel buco. Secondo me era lui. Mio fratello. Se non fosse per te, mi avrebbe ucciso. Ma non sono io che ho sparato. Giuro. Ehi, hey, chi non ha mai tentato un piccolo fratricidio? Sua. Non sono un sintetico. Gliel'ho detto, gliel'ho ripetuto. Perché non mi ha ascoltato? Mi serve un minuto. Ciao. Io ho di nuovo troppa roba e vado a venderla. Visto che sei qua. Ehi, Arturo. Per fortuna la sicurezza si è occupata di quel pazzo. Ecco. Che cosa ci fate ancora tutti qui? Tornate subito ai vostri cazzo di affari. Bra, mi sembra giusto. Gentilezza. Finezza. Tu dammi l'inventario. No, solo questo. Okay. Arturo, se vuoi continuare a viaggiare con un carico leggero, possiamo discutere della cara vecchia pistola o di qualsiasi altra cosa tu voglia. No, voglio vendere. Certo. Diamo un'occhiata. Il meglio della difesa. Grazie. Sì. Dunque abbiamo lo sledgehammer, questa la teniamo. Questo lo teniamo, via via, lo teniamo. Non so quanta roba e quanto spazio ancora, per ora vediamo così. Non posso correre. Piper? Dammi un Piper. Minuto. Occhi aperti. Intanto, penso che ti darò questo.
e ti dirò anche di equipaggiare. Ecco, molto meglio. Assolutamente. Mi spiace, non ho altro. Sì, molto meglio. Bene, io direi che su questa visuale, che continueremo anche a seguire, per il momento è tutto. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, passare dalla pagina di Facebook, sito internet, trovate in descrizione a questo e ogni altro mio video tutti i link. Scusate, sono un po' distratto. Boing. Occhi aperti. Dopo forza. Procedo. Trovate in descrizione a questo e ogni altro mio video tutti i link per stare in contatto con me, seguirmi, stalkerarmi, fare tutto quello che vi passa per l'anticamera del cervello. Per il momento è tutto, come sempre, speriamo che ce la mandino buona, possibilmente con le tette grosse, e ciao a tutti! Adesso si torna a casa. Piper! Non dovrebbe seguirmi. Boh, spero mi segua. E tu da dove cazzo arrivi? Ciao Piper. Piccolo extra. The Hall è stato aggiornato, non è più dove pensavo fosse. E qui. Quindi vado a vedere se c'è qualcosa di utile, eventualmente vendo ancora qualcosina. E niente, al prossimo video. Ciao ciao!